Perché sei così triste, Juan? Dobbiamo deciderci ad affrontare la realtà. Andrea è come malato, pieno di rabbia, di rancore. Si sente profondamente mortificato. E in qualche modo ha bisogno di riscattarsi. E perché se la prende con te? Innanzitutto dovrebbe prendersela con sua moglie. Perdonami, Juan. Non vorrei dire male di mia sorella, però non mi sembra giusto che alla fine siamo sempre noi due a dover pagare. Noi sappiamo che quando il diavolo ha ucciso... Juan non ha ucciso nessuno. Non è stato lui. Il capitano Leopardi ha sparato per primo. Dici davvero? Certo, perché Juan è arrivato giusto mentre quell'uomo stava per abusare della signora Anna. Ora è chiaro. E Juan è intervenuto? Sì. Gli ha gridato di lasciarla. E allora Leopardi gli ha sparato addosso e dopo... Va avanti, che è successo? Lo ha ucciso la signora Anna? O è stato Juan del diavolo? Non lo so. Non mentire, ragazzo. Visto che sai che la signora Anna si trovava lì, devi sapere anche il resto. Eri presente o te l'hanno raccontato? No, io non c'ero alla prigione. E chi è stato a raccontarti tutto? Juan stesso o qualcun altro? Buongiorno, giudice. Fatemi la cortesia di attendere. Sto raccogliendo una dichiarazione. Nella mia qualità di avvocato del ragazzo ho tutto il diritto di essere presente. Non è necessario, visto che non è accusato di niente. Stiamo solo facendo quattro chiacchiere. Non è vero, Serafina? Quattro chiacchiere alla presenza del segretario che prende appunti? Si può sapere che cosa volete? Non vedete che sono occupato? Fatemi il favore di attendere il vostro turno. Immagino che vogliate sapere dove si trovava Serafino la notte della fuga. Gliel'hai detto che eri alla taverna insieme a tutti gli altri? Basta, silenzio! Non avete alcun diritto di interferire nell'indagine. E tu che cosa vuoi? Che cosa fai qui? Ho bisogno di parlarvi. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, signorina. Questo non è il momento. Torna subito a casa. È una cosa urgente. Ma non vedi che ho da fare? Vi ruberò solo 5 minuti. No, vai immediatamente a casa. Aspettate un momento. Non dovete trattarla in quel modo. Non intromettetevi. Mi intromette come? E voi sapete benissimo il perché. Marianna, te lo chiedo per favore. Ritorna subito a casa. Ora sono molto occupato. Parleremo dopo. Va bene, come volete. Ma promettetemi di non essere ingiusto col marito di Beatrice. Promettetemelo. Io non sono mai ingiusto, Marianna. Questo mi rende felice. Arrivederci, avvocato Manera. Arrivederci. Entra pure, Gioacchino. Serafino è prigioniero. Come prigioniero? Signor Juan, voi siete qui? Dimmi di Serafino. L'ho visto stamattina. Il signor Marcello l'aveva rinchiuso nelle stanze della servitù e poi l'ha portato via. In prigione? È così che mi ha detto la signora Maria Grazia e mi ha mandato ad avvertirvi. Cioè, prima ho dovuto accompagnare la signora Marianna. Poi sono passato a casa del signor Nicola, ma non c'era, allora sono venuto qua. Devo fare qualcosa perché lo rilascino. No, amore. Lascia che se ne occupi il signor Nicola. Ti prego, Juan. Non puoi fare niente più dell'avvocato perché lo liberino. Che Andrea sia maledetto. Avrei dovuto ucciderlo. Senza provare nessuna pietà. Mi ha ingannato. Aveva giurato di ridarmi il ragazzo dopo il duello. Pensi che sia stato lui a farlo arrestare? Ma certo, chi altri se no? Signore, posso fare qualcosa? Sì. Torna a casa dell'avvocato. Aspettalo. E digli che venga subito qui da me. Sbrigati. Va bene, vado. Con permesso. Serafino è stato imprigionato per colpa mia. Ti prego, Juan, aspetta almeno che arrivi il signor Nicola. Amore mio, non ti rendi conto che se Serafino parlasse potrebbe comprometterci tutti quanti? Tutti, anche Angelica. Vorresti vederla in prigione, nelle sue condizioni. Dammi ascolto. Supponiamo che Serafino parli e che vengano ad arrestare tutti quanti. La prima persona che arresteranno sei tu. E io mi sono stancata di vivere in questo modo, sotto queste continue minacce. Non sopporterei di vederti di nuovo rinchiusa in prigione. No, non potrei sopportarlo. Per l'amor di Dio. Non era questa la vita che ti avevo promesso, vero? Guarda che cosa ti ho dato.
umiliazioni. Paura, dolore. No, Juan, non mi riferivo a questo. Solo che sono successe troppe strane cose. Di continuo, senza un attimo di tregua. Non abbiamo mai avuto un attimo di pace. Io non posso più vivere così, Juan. Sono stato molto egoista. Ho pensato soltanto a me. E al bisogno che avevo di sentirti mia. E lo sono, Juan. Noi apparteniamo l'uno all'altro. E sai bene che senza di te non potrei vivere. Tu sei tutta la mia vita. Sei mio marito. Che razza di marito ti è capitato? Non parlare così. Io ti amo. Ti amo tanto. E voglio dividere tutto con te. Ti supplico solo di trovare un'altra soluzione. Parlo sul serio, Juan. Non sopporterei di vederti di nuovo rinchiuso. Non succederà. Non ti preoccupare. Ti ringrazio. Buongiorno, avete parlato con Gioacchino? Sì, l'ho incontrato venendo qui. Tutto è andato bene. Serafino adesso è alla taverna con il Guercio. Non era agli arresti? Quando sono andato dal giudice lo stava soltanto interrogando. Ha detto qualcosa? Ma nulla a cui non si possa porre rimedio. Non è stato Andrea che l'ha consegnata a Romero, è stata opera di Sofia. Quasi certamente con l'intento di evitare il duello. Bene. La cosa importante è che tutto si sia chiarito. Volete prendere un caffè o qualcosa di fresco? Sì, grazie, qualcosa di fresco. Ci penso io, accomodatevi. Prego. Quando pensate che mi arresteranno? Ma forse fra un paio di giorni. Il tuo certificato di morte è già stato annullato. E il giudice ha deciso di riesumare il corpo dell'uomo trovato morto nel tuo deposito. Inoltre ha dato immediatamente ordine di non tenere più sotto sorveglianza le nostre due case. Dovrò stare in prigione per molto tempo? Ah, no. Per l'imputazione di contrabbando di armi e per quel morto che hanno trovato penso al massimo 24 ore. Ma poi bisognerà affrontare lo spinoso problema della morte del capitano. Serafino ha parlato di Anna, purtroppo. Comunque, io ritengo che il ragazzo non sia un testimone valido perché ha riferito cose che gli sono state dette, quindi... Aspettate. Penso che sia... È meglio che di questo parliamo dopo. Ci vediamo più tardi, avvocato. Non voglio che Beatrice sappia che intendo tornare in prigione. E perché? Ve lo spiegherò dopo. L'ho visto mentre si stava recando a casa della signora Beatrice. Ma sei proprio sicuro che non abbiano arrestato quel ragazzo? L'avvocato mi ha detto di no. Ascoltami, Gioacchino. È possibile che il corpo di quell'uomo che è stato trovato morto sia di tuo fratello? Sì, signor giudice. Amore, ti prego, non insistere. Ti prego. Quando ritornerai? Ti manderò un messaggio. Abbi cura di te. Sì, Juan. Ci rivediamo presto. Molto presto. Che è successo veramente? Perché non ha voluto fermarsi? Mi pare che ve l'abbia detto. Sì, certo. Mi è sembrato così strano. C'è qualcosa che io non so? No, nulla. Non dovete preoccuparvi.
Che ti succede? Devo lasciare Beatrice, avvocato. Che significa? Dal giorno in cui ci siamo sposati non ha fatto che soffrire. E non è giusto. L'ho vista disperata quando ho detto che volevo costituirmi per aiutare Serafino. Ha detto che non avrebbe potuto sopportare di rivedermi chiuso in prigione. Ma andiamo, sarà soltanto per un periodo limitato. Anche se sarà per poco tempo, non è questo quello che importa. Andrea pretende di battersi di nuovo a duello. E chissà dopo che diavolo vorrà ancora. Sono nato sotto una cattiva stella. E poi non sono fatto per avere una famiglia. Beatrice deve liberarsi di me prima che sia troppo tardi. E io devo trovare la forza di dirglielo.